Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Ciao ragazzi, sono Tony, come state? Spero tutto bene, vi do il benvenuto in questa nuova lezione per quanto riguarda il corso gratuito sul percorso Forex che vi sto portando sul mio canale, quindi ovviamente come dico sempre in tutti i video spero vi stia piacendo, spero state apprendendo qualcosa perché questo è solo l'inizio per poi fare qualcosa di ancora più grosso e essere liberi finanziariamente, ve l'ho già spiegato un sacco di volte. Scusate se non abbiamo parlato delle lezioni, però ragazzi purtroppo sto per trasferirmi a casa nuova, con una nuova postazione, nuove cose, pulendo casa, cioè macello ragazzi, quindi scusate se sono stato poco attivo, però torneranno sicuramente molto più frequenti i video. Allora ragazzi, quest'oggi vedremo, per chi ovviamente ha seguito tutti i video, ovviamente andateli a vedere, sono sul canale, vedremo come fare trading seguendo semplicemente la struttura di mercato, quindi higher high, higher low, lower high, lower low, quindi massimi e minimi crescenti o decrescenti che siano. Ovviamente prima di andare a vedere ragazzi, io vi ricordo che questo è un percorso formativo gratuito che porto per voi su YouTube, ma come già sapete in descrizione ragazzi trovate tutti i link per accedere, per parlare con me, per parlare con il mio team gratuitamente, per accedere ai nostri percorsi formativi che ragazzi vi cambieranno veramente la vita, come già è successo a tantissimi ragazzi che sono già dentro il percorso insieme a noi. Trovate tutto in descrizione, anche per una prima consulenza gratuita potete anche scriverci, noi siamo qui apposta per questo, il mio team ragazzi è sempre disponibile H24, quindi formatevi insieme alla Wolf Academy che ho fondato io stesso per avere veramente dei risultati che non vedrete mai più se non tramite noi, lo dicono tantissimi ragazzi che già hanno fatto questo percorso. Allora ragazzi, eccoci qui, abbiamo preso NZDUS, dopo vi ho prendere questo pay sicuramente è meglio. Ora con la funzione replay torneremo indietro nel tempo e andremo a vedere il perché di certi movimenti e cercheremo di prevederli con il modo migliore che abbiamo visto, l'analisi di mercato, massimi e minimi crescenti e decrescenti che siano, che abbiamo studiato e che ho spiegato in questo percorso gratuito nelle prime lezioni. Tra l'altro ragazzi, come ho sempre detto, questo è un percorso che vi guida da inizio alla fine, ma per andare poi magari a fare un percorso più impegnativo che veramente vi cambi la vita. Infatti come ho già detto, tanti vengono da noi proprio perché siamo trasparenti, aiutiamo veramente e cerchiamo di abbattere le barriere all'entrata, quindi di togliere i soliti ho bruciato il conto, non so come si fa, e proprio perché ti segue un esperto tipo me e il mio team e ti può aiutare. Ok, allora andiamo a vedere, vediamo cosa succede al prezzo in questa situazione qua. Siamo su una zona di supporto, questi sono i nostri supporti di resistenza. Non mi piace questa situazione qui. Andiamo a vedere adesso se il prezzo farà uno long o uno short, perché qui siamo vicino a questi massimi ovviamente. Però prima di questo dobbiamo andare a vedere il daily. Siamo in un trend ribassista, questi massimi di riferimento erano vecchi, togliamoli. Quindi a 4 ore siamo in un trend ribassista, a 1 ora siamo in un trend ribassista e lo stesso a 30 minuti poiché il mercato è frattale. Allora andiamo a vedere a 5 minuti cosa succede, perché questa strategia si basa più su 5 minuti. Il prezzo cosa fa? Scende, va sulla mia zona di supporto, potete entrare long così ragazzi, come è già successo qui e altre volte. Però guardando un attimino la struttura del mercato, che è stata appunto short, vorrei evitare di andargli contro, potrebbe benissimo andare, però vorrei andare più short che long, quindi aspettiamo di vedere se c'è una conferma long o se c'è una conferma short, vediamo. Il prezzo, guardate, rompe cosa? Questo minimo e rompe anche questo e anche ragazzi questi qui, ok? Perché qui ha rotto questo minimo a 5 minuti, però a 15 minuti il trend cambia, perché qui il trend era massimo e minimo decrescente e via dicendo, ok? Quindi c'era un discorso di questo genere, ok? Questi minimi erano comunque più bassi, vedete? Questi minimi crescevano. A questo punto io mi aspetto che cosa? Mi aspetto che il prezzo mi vada a effettuare la stessa situazione. Ora siamo sicuramente in un momentum forte, qui c'è anche una trend line. Prima di entrare long o short, non mi azzarderei mai ad entrare long se vedo che ci sono delle candele forti, aspetto più che altro e magari vado pro trend. Tra l'altro pro trend qui in questo caso è ribassista. Vediamo cosa succede. Il prezzo fa dei nuovi minimi, ok? Quindi il minimo precedente era questo qui,
ve lo disegno, che è stato rotto. Quindi per me possiamo entrare con esecuzione a mercato, stop dove? Sopra l'ultimo massimo, che in questo caso a 15 minuti, ragazzi, è questo qua, mi sembra ovvio. Però a 5 minuti o a un minuto dell'ultimo massimo è questo qui. Ok, a 5 minuti si vede molto chiaramente questo. Quindi stop dove? Sopra l'ultimo massimo, scusatemi, ho sbagliato. Potremmo entrare a mercato adesso così e fare un'operazione di questo calibro e ci uscirebbe un 2,93. Ovviamente ragazzi, mi sembra troppo alto, quindi preferisco abbassare di più a questo minimo, perché se rispetta il massimo e il minimo dovrebbe essere decrescente, ovviamente, perché se entra in ribassista questo dovrebbe essere il massimo e continuare. Vediamo il prezzo cosa fa. Il prezzo, guardate, rispetta quello che ho detto, prende e ci fa il massimo decrescente, creando poi un nuovo minimo, perché ragazzi questi minimi qui che vedete con la linea retta sono stati rotti. E poi vedete, io mi aspetto che il prezzo ci dia un 5,32, vedete? Il prezzo scende fino ad arrivare a target. Arriva? Lo sfiora? Lo sfiora due volte? Attenzione, mio Dio. In questo caso ragazzi si chiude manualmente, però boom, il target è stato preso. Semplicemente ragazzi, con minimi e massimi decrescenti, la storia è una struttura di mercato. Bene, ovviamente se noi andiamo un'ora, guardate cosa è successo, qui sono stati rotti questi minimi, ok? Questo minimo che faceva parte di time frame un'ora è stata rotta da questa candela. Ora voi direte, perfetto, seguendo quello che abbiamo detto dovremmo andare short anche qui. Però ragazzi, siccome il grafico è sceso tantissimo, il prezzo è sceso tantissimo, non si entra mai sui minimi o sui massimi. Cioè io qui entro minimi, qui sì, entro short, qui entro short, ma entrare short adesso è un problema, nonostante siano stati rotti i massimi. Perché? Perché si potrebbe incorrere nell'RSA e quindi in ipervenduto. Quindi andiamo a vedere cosa succede a 5 minuti, se il prezzo ritraccia o riscende ancora. Vediamo. Il prezzo dà una spinta a farci capire che i minimi presunti sono stati rotti, ma poi guardate, sembra risalire, no, sembra ritestare un'altra volta, quindi mi sto sbagliando io, può essere che si possa entrare short. Quindi adesso se il prezzo mi rompe questi minimi precedenti, ora ve lo sposto, ecco questi minimi che stanno qua, se il prezzo mi rompe questi, io rientro sul massimo decrescente che andrà a formare. Quindi vediamo, il prezzo li rompe e ovviamente saremmo dovuti entrare qui. Ve l'avevo già detto ancora prima che il prezzo partisse. Quindi la nostra operazione è stata questa. Stop dove? Sopra l'ultimo massimo. E ovviamente il target io mi aspetto sia qua. Ora potremmo prendere uno stop perché siamo già sui minimi, ma siccome mi ha spaccato questi minimi precedenti con questa candela, potrebbe andare bene. Vediamo cosa succede. Il prezzo fa dei nuovi minimi, eccoli, rompendo questo minimo qua, ritorna dove? Al punto nostro di entrata, quindi qua dove siamo entrati, facendo un doppio massimo, ok? Che è una presa di liquidità e quindi potrebbe di nuovo darci a cannonata giù. Vediamo se ciò avviene. Il prezzo ci tocca quasi lo stop, attenzione ragazzi, che operazione bellissima, ci ha quasi toccato, ma ha reagito una seconda volta, ma secondo me già questo tentennale, vedete, guardate se siete furbi, in realtà qui ragazzi si stanno creando massimi e minimi crescenti, vedete come crescono, il massimo precedente, che è questo, è stato rotto da questo verde. Quindi io mi aspetto adesso in realtà un'inversione di trend, nel caso appunto prenderemo uno stop. Vediamo se succede. Il prezzo no, continua a fare il suo gioco. Qui siamo in una lateralizzazione palese, quindi ora il prossimo massimo minimo che viene rotto, ragazzi, avviene il cambio di tendenza. Vediamo. Ok, abbiamo sbagliato, infatti, come prevedibile, perché siamo entrati sui minimi. Qui è avvenuto il cambio di tendenza. Infatti, questi minimi non valgono più niente e questo massimo qui, che appunto è stato rotto da questo, dovrebbe farci capire che il trend è cambiato, almeno nel breve, tranquilli ragazzi, perché nell'orario siamo sempre giù. Quindi io mi aspetto che cosa? Un'entrata long sul supporto, stop ovviamente su questi minimi qui, fino ad arrivare qua, perché se il prezzo ha rotto questo minimo, questo massimo, scusate, mi aspetto un retest e poi andare su. Vediamo cosa succede. Il prezzo non ci ritorna e va direttamente su, a quanto pare. Vediamo. Sì, un po' indeciso, un po' di fase laterale. Sì, ecco, vedete, quindi la nostra operazione è cancellata. E a questo punto, andando a 15 minuti, ci accorgiamo che qui, perché ragazzi ora arriva il bello, qui c'è il massimo di struttura a 15 minuti, perché questi che sono stati rotti sono a 5, ok? Quindi non a 10, scusatemi, non a 15, a 5.
Quindi mi aspetto che cosa? Che se il 15 minuti regge i massimi e minimi decrescenti a 15 minuti, perché a 15 minuti, ragazzi, ovviamente, questo è il massimo, questo è il minimo, massimo, minimo. Questi qua non valgono per me, sono a time frame più basso. Quindi mi aspetto che questo, dove sta la freccetta verde, sia il time frame, il massimo che comanda. Quindi mi metto un'entrata qui, vediamo se la retesta di nuovo, stop sopra ultimo massimo, e mi aspetto una giornata del genere, perché ovviamente siamo alle 3 di mattina, quindi mi aspetto una roba del genere. Vediamo se effettivamente succede, oppure rompe e rialzo il 15 minuti, e lì in quel caso è proprio un cambio di tendenza diverso. Ecco, il prezzo ci prende il nostro ordine, guardate come cade, cade, cade. Vedete? Il prezzo è stato rispettato. Scendendo a 15 minuti, minimi rotti, altri minimi rotti e altro minimi rotti. Quindi io mi aspetto, sicuramente qui c'è una trend line, ok, che ci aiuta. E mi aspetto che il prezzo arrivi lì, proprio perché c'è un gioco di massimi e minimi decrescenti. Quindi in questo caso è stato sfiorato il target, vabbè. Però quello che mi interessa farvi capire è, dopo che avviene il cambio di struttura, guardate come massimo, minimo, massimo, minimo, massimo, minimo, massimo, minimo, massimo, minimo, massimo, che rompe questi qua, però non mi preoccupo, vediamo se il prezzo prende il target o sale su, e in questo caso, ragazzi, siamo stati sfigati, perché il prezzo non ci ha preso, take profit per poco. Solitamente in queste occasioni si chiude a mano e il problema si risolve. Però guardate, il prezzo sta ritornando esattamente dove avevamo riaperto, quindi qui si può pensare di fare una seconda entrata, ok? Vediamo se facciamo una seconda entrata, se il prezzo questa volta regge nuovamente i 15 minuti, vediamo un po'. Eh no, in questo caso non ci ha retto, ma io penso che questa sia una falsa rottura. Quindi quando succedono le false rotture, ragazzi, si aspetta di rientrare. Ora, stesso gioco, ragazzi, vedete? Massimo, minimo, massimo, minimo, massimo, minimo, massimo. Scusate, minimo, massimo. Quindi alla rottura di questo minimo noi possiamo entrare. Vediamo se succede. Ok, guardate, il prezzo rompe questi minimi. Quindi adesso il prezzo sicuramente dovrà fare un massimo minore di questo. Dove lo farà? Vicino alla zona di supporto, immagino. Di resistenza, scusate. Quindi stop qua, perché qui sarebbe troppo. Stop qua. E target qui. Un 1 a 5, va benissimo. Vediamo se lo fa. Il prezzo sfiora nostra entrata? Vediamo. Sì, l'ha sfiorata, ragazzi. Attenzione, cioè qua sfiorata due volte. E penso che vada direttamente a... Ah no, addirittura, ragazzi, guardate, ritorna su, cambia idea e la prende. Forse ora ci prende lo stop. E infatti ci ha preso lo stop. Però, come potete vedere, qui, ragazzi, si sono create due manipolazioni. Guardate, due massimi che sono dello stesso altezza. Quindi per me qui non è un cambio di struttura rialzista, ma per me qui è uno short. Quindi possiamo aspettare la rottura di questi minimi qua a 5 minuti. Ok, eccola, è avvenuta. E ora possiamo fare la nostra entrata di questo target, un 3 a 2. Vediamo se il prezzo la ritocca. Il prezzo non la ritocca, è così forte addirittura da rompere e andare giù. Quindi a questo punto io vado qui a 5 minuti e mi accorgo che a 15 minuti sono stati rotti questi minimi. Ok, perché qui eravamo in un sideways, quindi una fase laterale. Questo minimo è stato rotto, ok. Eravamo in una fase laterale, comunque è venuta una rottura di struttura, un minimo più basso. Quindi qui tra l'altro si sta creando un triangolo, che è una figura di continuazione, poi le spiegheremo. Quindi mi aspetto un'entrata del genere, una roba così. Magari non mi piace assai questa, qui lo stop, ragazzi, potrebbe essere preso. Però vedendo quanto è forte l'energia di loosed, io mi aspetto una cosa del genere. Vediamo se accade. Questa potrebbe essere la nostra ultima operazione. Andiamo a vedere a 5 minuti se il prezzo ritorna. Il prezzo ci dà l'entrata qui con una precisione scandalosa. Il prezzo ci ritorna un'altra volta per testare. E poi, vabbè, ragazzi, ovviamente siamo arrivati, perché ora siamo nel reale. Quindi questa potrebbe essere un'ottima entrata, ragazzi, perché ora qui siamo arrivati al 6 luglio, siamo partiti da molto prima. Questa, ragazzi, potrebbe essere un'ottima entrata. Il prezzo potrebbe dare la sua reazione verso il basso, come già sta facendo. Ora siamo arrivati, diciamo, nel tempo reale. Bene, ragazzi, se questa analisi multi time frame vi è piaciuta, io vi invito a mettere un bellissimo mi piace al video. Trovate tutti i link in descrizione. Se il trading vi sta piacendo, ovviamente fatevi sentire nei commenti. Cerco di portarvi più contenuti possibili. E per questo video è tutto. Un abbraccio da Tony. E ovviamente, ragazzi, mi raccomando, studiate, perché c'è tutto il percorso gratuito sul mio canale.